Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi risponderò alla domanda: il PVC è ecocompatibile? Ovvero, il PVC è compatibile col mondo in natura? Partiamo con una premessa: se parliamo di compatibilità con l'ambiente, vuol dire che un prodotto, un materiale, deve essere appunto compatibile con l'ambiente dove viene utilizzato, non deve danneggiarlo e non deve alterarlo. Esempio, il legno come materiale è uno dei materiali più ecocompatibili che ci siano. È già presente in natura, ha la sua vita, ha un inizio, una fascia di utilizzo e una fine, e una volta finito si va a risposare insieme alla natura, ricrea dell'altro fertilizzante, ricrea quello che serve alla natura per andare avanti. Questo processo con il PVC non avviene perché è un materiale che non è biodegradabile e continua ad inquinare l'ambiente per migliaia di anni. Per poterlo togliere praticamente dalla natura occorre prenderlo, rifonderlo e riciclarlo, con i problemi poi che ha il riciclo di questo materiale. Ti basti pensare a quello che sta succedendo in Italia, in Europa, nel mondo, alla lotta che viene fatta per la plastica nell'ambiente, nella terra, nel mare, negli alimenti che mangiamo. Mi sembra, vado a memoria, tutti gli anni, cioè un essere umano mangia 200-300 grammi di plastica, perché è quella contenuta negli alimenti, nelle bottiglie, e se ci pensi è incredibile. Quindi ti dico anche, ma se c'è tutta questa lotta alla plastica, nonostante i poteri forti che ci sono dietro, perché dietro ci sono delle industrie da miliardi e miliardi di dollari che producono questo materiale, come farà ad essere ecocompatibile? Io ne dubito. E tu cosa ne pensi? Ciao e al prossimo video!